Ciao, sono Cristian Crepaldi e sono il titolare dell'autoriparazione Nova Carta. Benvenuto nel nostro gruppo. Oggi, su consiglio del nostro amico Massimo, volevo parlare di DPF e filtri antiparticolato. Ci sono due grosse tipologie: il vecchi FAP, come tutti riconoscono, inizialmente utilizzati dai francesi con additivo dell'acerina, e i DPF che sono nati da altre tipologie di vetture e di marche che hanno preferito fare la rigenerazione dei filtri usando delle post iniezioni di gasolio. Questo per far sì che aumenti la temperatura nei filtri e riescano a bruciare tutte le particelle di particolato che rimangono intrappolate nei vostri filtri antiparticolato. Sono due strategie di funzionamento per lo stesso scopo: una all'aggiunta dell'acerina, quindi ogni di solito 100-120 mila km dovete recarvi o dal vostro meccanico di fiducia o la casa madre per aggiornare la centralina e fare l'aggiunta dell'acerina o cambiare la sacca. I DPF invece vengono rigenerati attraverso, come ho spiegato, delle post spruzzate. Oltre al consumo istantaneo di gasolio, ve ne verrà aggiunto di più per innalzare la temperatura. Questo però a volte comporta l'imbrattamento dell'olio con dell'esubero e con del gasolio non combusto che va a mischiarsi con l'olio, e quindi noi consigliamo sempre di accelerare i cambi dell'olio. Quindi quando le case madri consigliano un tagliando 30-35 mila, come negli scorsi post, viste le nostre esperienze in officina, preferiamo sempre consigliare al cliente anche su un cambio dell'olio e filtro ogni 15 o 20 mila. Questo per avere sempre un olio ben lubrificato e non avere dei problemi domani. Oggi vorrei toccare il tasto, perché comunque è una nota dolente di parecchi diesel, di vecchia e di nuova generazione. Chi li ha comprati hanno già raggiunto un certo chilometraggio. Chiaramente il decadimento del filtro fa sì che non rigeneri più come una macchina nuova, e la strategia di funzionamento legata allo stile di guida fa sì che, se uno fa molto traffico urbano, molta città e poco autostradale, poco extraurbano, ha un innalzamento della fuliggine e un innalzamento del particolato. Questo fa sì che la macchina rigeneri molto più spesso. Il discorso è che molte volte si blocca la rigenerazione perché uno è arrivato alla destinazione di lavoro o dove doveva recarsi, e dopo una, due, tre volte la strategia va in allarme e quindi la centralina segnala il fatto che bisogna fare la pulizia del filtro o l'intasamento. Quindi molte volte ci arrivano vetture in officina dove dobbiamo fare la rigenerazione forzata, molte volte arrivano già intasate ma riusciamo a salvarle con una rigenerazione in strada, e molte volte va sostituito il filtro. Quindi consiglio a tutti di fare un'analisi preventiva dello stile di guida e dei chilometri che uno farà durante l'anno e a cosa gli servirà la macchina. Quindi se uno fa pochissima strada e va solo a fare la spesa, sconsiglio a tutti di prendere una macchina diesel, chiaramente. Ultimamente le case si sono spostate anche sulla AdBlue, quindi l'urea, per generare la pulizia del filtro. Però ogni 20, 25, 30 mila km, a seconda degli utilizzi, bisogna recarsi in officina e fare l'aggiunta dell'urea, che è un additivo che va aggiunto in un serbatoio a parte. E se la vettura va sotto scorta, quindi lo segnala preventivamente, ma manca l'urea, non va neanche in moto. Quindi una cosa importante è non farsi convincere dai venditori e prendere le macchine che sono disponibili in stock, ma prendere la macchina che uno veramente serve, a seconda degli utilizzi e dei chilometri che farà. Quindi invito tutti a esaminare tutte le offerte di mercato delle varie tipologie di vettura. Ormai ci sono delle iniezioni dirette che consumano molto meno, anche turbo compresse di piccola cilindrata. C'è sempre la possibilità di macchine GPL metano, adesso parliamo anche di ibride. Quindi comunque si può esaminare le varie tipologie, anche se oggi Bosch chiaramente è uscita con nuove tecnologie che fanno capire che il diesel sarà ancora più evoluto e ci saranno delle nuove strategie per renderlo pulito. Però questo non toglie che uno deve comunque fare la strategia di pulizia. Quindi se mi fa poca strada e non fa tangenziali, autostrade o extraurbano, io lo sconsiglio in qualsiasi modo, proprio per l'utilizzo, non perché non sia conveniente o non perché non abbia la giusta strategie di mantenimento e inquini veramente poco, come viene dichiarato da Bosch, ma per il fatto che uno deve prendere la macchina per sé. Quindi deve pensare al suo utilizzo e a quello che ne farà, per non avere dei problemi futuri. Come avevo accennato, io ho creato questo gruppo per
a monte prevedere i problemi futuri, poi se arriveranno si gestiranno con varie tipologie, quindi vi invito a consigliarmi il prossimo argomento, così lo tratteremo insieme e se potrà essere utile a voi o ai nuovi che si avvicineranno al nostro gruppo sarò molto contento. Per il momento vi ringrazio e vi aspetto al prossimo argomento. Ciao, grazie mille.